Dal punto di vista diciamo, degli investimenti, Officina Stellare è l'esempio di una società da avere in questo, diciamo, cambio di paradigma, in questa fase di mercato dove abbiamo una società con un vantaggio competitivo chiaro e una nicchia di mercato dove è quasi impossibile entrare dall'oggi al domani, data l'elevata professionalizzazione e specializzazione dei suoi prodotti. Crescita dei ricavi, parliamo di non doppia cifra percentuale, ma addirittura tripla cifra percentuale, quindi qualcosa che cresce veramente a tassi di crescita molto interessanti e marginalità nell'intorno del 30% per quanto riguarda l'EBITDA. Da ultimo, non meno importante, incarna, diciamo, la caratteristica Glocal che oggigiorno è quella che fa la differenza in questo scenario geopolitico. Cosa vuol dire? Vuol dire che Officina Stellare è in grado di produrre e di creare i suoi prodotti all'interno del territorio italiano, quindi non ha questa problematica, diciamo, importante come avviene a molte multinazionali che hanno dei siti produttivi sparsi per il mondo, magari molte volte anche in paesi controversi, ma nonostante riesce a produrre la maggior parte del prodotto sul territorio nazionale, esporta in tutto il mondo, tant'è che i suoi principali clienti sono oltreoceano.